oh the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye but as long as you love me so let it snow let it snow let it snow Allora, salve a tutti, eh, abbiamo cominciato con effetti speciali organizzati da Franco Bagnoli, come potete immaginare, e vi ringrazio di essere qua tutti insieme, eh, è il modo che abbiamo scelto di, di, di salutarci eh, per, eh, per le feste di Natale e eh, abbiamo deciso di farlo eh, nel, nel modo che sappiamo gestire meglio, cioè parlare di scienza insieme. E, e Oggi e, appunto, è con noi Emanuele Pace, che conoscete tutti, il nostro collega, che è anche responsabile dell'Osservatorio Polifunzionale del Chianti. E Emanuele e, ci racconterà appunto, la storia di questa, è un'eccellenza del nostro dipartimento e quindi io sono molto contento di ascoltarlo, parlare di questo percorso che eh, conosco soltanto in parte, che è molto articolato, è molto complesso e molto anche bello. Quindi penso sia un'ottima occasione per tutti noi per passare un po' di tempo insieme a distanza, parlando appunto di una realtà molto importante del nostro Dipartimento. La, la regia di questo evento è curata da Giovanna Pascini, che oramai è la regista del nostro Dipartimento e la ringrazio molto per la sua disponibilità, e, e il flusso di informazioni è unidirezionale, quindi parliamo noi e voi ascoltate però c'è una chat, la chat di YouTube nella quale potete inserire i commenti e, e, e poi io magari li leggo, se avete delle domande, eccetera, e le, le, le riferisco eh, ad Emanuele. Quindi la presentazione di Emanuele durerà più o meno 45 minuti e poi appunto ci sarà tempo per le vostre domande, commenti e osservazioni. Quindi io vi ringrazio tutti per essere qui con noi oggi e lascio la parola a Emanuele per la sua presentazione. Grazie Duccio, eh, buongiorno a tutti, eh, io oggi come appunto ha introdotto eh, Duccio la, la, parlerò dell'osservatorio eh, Polifunzionale del Chianti che è una realtà scientifica emergente nel cuore del Chianti e che eh, diciamo già da eh, dieci anni opera eh, nel territorio eh, e, e anche eh, fa attività scientifica. Vedete nel, in alto a sinistra c'è questo logo, il 10 più 1, che ha il senso di voler, eh, di voler eh, specificare il fatto che sono 10 anni che l'osservatorio è attivo, è stato inaugurato il 12 giugno del 2010, e quindi quest'anno appunto facciamo 10 anni. Purtroppo l'emergenza Covid non ci ha permesso di poter festeggiare l'evento come volevamo e, e quindi il Consiglio Scientifico dell'Osservatorio ha eh, deciso di eh, creare questa, eh, diciamo questo quest evento che in realtà durerà per un anno, durante il quale eh, in questo anno tutti gli eventi, tutte le occasioni saranno eh, utilizzate per ricordare, per fare, eh, diciamo, per celebrare questo questo non solo il sito ma anche tutte le persone tutti i volontari i colleghi e eh, 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 tutti quelli che hanno lavorato a questa al successo di questa struttura e di questa eh, attività eh, scientifica e, e il tutto si concluderà il 12 giugno del 2021 sperando che appunto il covid ci abbia lasciati liberi di poter fare un evento per celebrare i dieci anni L'osservatorio si eh, trova in località Monte Corboli, la località Monte Corboli è nel comune di Barberino, eh, Barberino Tavarnelle oggi, con, eh, nei pressi di San Donato in Poggio. Il, eh, questa località fu individuata allora dai, dal gruppo astrofili locale, il gruppo astrofili Borghetto, che eh, si mise, diciamo, fece un accordo con l'azienda la, agricola vicina che ha, è proprietaria del, del terreno eh, di quest'area boschiva che fu ceduta eh, proprio per costruirvi non solo l'osservatorio che appunto è, è mostrato qui ma anche quello che si chiama il parco botanico del Chianti che è quest'area eh, appunto boschiva che ha la, il pregio di avere una vegetazione spontanea incontaminata quindi ci troviamo nel cuore del Chianti con un'area un boschiva di 5 ettari all'interno del quale è collocato appunto l'osservatorio. È una struttura pubblica, è una struttura totalmente pubblica perché è proprietà del comune di Barberino Tavarnelle e la gestione appunto è, è fatta dall'Università di, di Firenze. Facciamo un po'... Il percorso indietro nel tempo e eh, un po' di storia minima per capire come siamo arrivati eh, qui oggi. e La prima cosa è ovviamente la ricerca di un sito. La ricerca del sito eh, prende spunto da una commissione nazionale che, nel 1900, nei, già negli anni 60, cominciò a esplorare. Questa commissione era, tra l'altro, presieduta da Margherita Hack cominciò a esplorare il territorio italiano. Come vedete da questa uh, foto notturna fatta dallo spazio, non ci sono molti molte aree dove il, uh, il buio uh, domina e quindi consente un osservatorio astronomico. Però questa commissione uh, perlustrò un po' l'Italia, individuò alcuni punti, uno è l'area di San Bartelmi, che è sulle Alpi occidentali, eh, sopra Aosta. E eh, un'altra è l'area dove eh, sorge Loiano, l'osservatorio di Loiano, sono aree montane, quindi vedete sono molto buie. Eh, il problema però è che il buio non è sufficiente a, a, come condizione, bisogna che ci siano un numero di notti eh, elevato. E, e quindi, non era, non fu, non fu scelto come, non come i posti ideali per il telescopio nazionale, eh, invece, l'area di di Castelgrande che è in basilicata che oggi ha un po di luci direi eh, allora fu individuata proprio come il sito migliore tra quelli eh, scelti e, e ma altre aree come la, le madonie furono individuate dove oggi sorge un altro telescopio e il eh, o il campo catino anche qui c'è un altro eh, osservatorio e infine appunto l'area del chianti valdelsa quindi fra le aree individuate come possibili sedi per il telescopio nazionale fu, appunto, fu individuato anche il Chianti-Valdelsa. Tanto per eh, completare questa parte della storia, il telescopio nazionale poi fu collegato alle Canarie e quindi eh, la struttura che è nata al Topo di Castelgrande oggi ha, eh, è attiva ancora ed è un po' simile all'osservatorio del Chianti, cioè è di proprietà del comune di Castelgrande ed è gestita dall'INAF di Napoli quindi sono situazioni che non sono nuove, ecco. La, la storia dell'osservatorio invece nasce come origini appunto da un colloquio con gli astrofili, poi formalmente nel 2005 c'è una delibera eh, per, eh, far, eh, per attivare questa cosa che eh, faccio notare comprendeva il Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio dell'Università di Firenze, quindi... Poi fu fatto l'accordo di programma in quella che allora era la provincia di Firenze e cominciarono i lavori nel 2009, nel novembre del 2009. Successivamente, eh, l'osservatorio fu eh, inaugurato appunto il 12 giugno del 2010 da Margherita Hack, che ha messo la firma in una delle sale, eh, perché le pareti sono tutte in legno, quindi eh, permetteva la, la firma. Successivamente, con l'astronauta Paolo Nespoli fu inaugurata la non solo la struttura ma tutto l'osservatorio compresa la strumentazione e eh, infine un'altra celebre firma che è all'osservatorio è quella di Andrea Bocelli che ha inaugurato il primo percorso di astronomia per non vedenti che è stato realizzato in Italia. Ora ce ne sono diversi anche l'osservatorio di Arcetri ce l'ha ma quello fu il primo nel 2016. La, la storia continua dal punto di vista formale con nel 2014... La, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze ne prende la gestione perché allora la struttura era più dedicata alla divulgazione, alle visite erano ancora gestite dall'università e quindi fu individuata come la struttura migliore per fare questo tipo di attività. Però nel 2017 arrivò il telescopio grande di cui parleremo, e quindi dovremmo dove, ristrutturare un po' la gestione. Nacque l'associazione Amici dell'OPC per gestire appunto le attività di divulgazione verso il pubblico, mentre la parte scientifica che prese ben piede è passata al Dipartimento di Fisica e Astronomia. Ecco quindi che eh, oggi siamo a, a, ad avere una struttura eh, polifunzionale, un osservatorio polifunzionale del Chianti. Questo termine indica il fatto che eh, se pur la parte più evidente è quella della cupola e quindi dell'astronomia, in realtà l'osservatorio fa eh, attività scientifica in quattro settori diversi. Uno ovviamente è la parte di astronomia, poi c'è l'osservatorio ambientale che ovviamente si appoggia al parco botanico presente, poi c'è la sezione di eh, meteorologia, agrometeorologia in particolare e infine, ma non la minore, è, è quella di geofisica, dove eh, facciamo eh, l'attività di monitoraggio sismico e, e altre cose che poi vedremo. Quindi eh, questa, questa complessità è gestita da un consiglio scientifico che eh, è presieduto da me come responsabile scientifico. E poi c'è il 39, Giacomo 39 che è delegato del Comune di Barberino Tavarnelle, c'è Guido Risaliti, che è il nostro collega che è delegato dal direttore del Dipartimento. E Ruggero Stanga, che è responsabile della sezione di astronomia. Il Maurizio Ripepe del Dipartimento di Scienze della Terra, che è responsabile della sezione geofisica. Poi c'è Simone Nardini che è responsabile della sezione di eh, meteorologia e infine eh, Barbara Guazzini che è la responsabile della sezione ambiente. E completa il team eh, Duccio Mannucci che è il responsabile delle relazioni esterne e, e, e quindi eh, è collegato con l'ufficio stampa del comune di eh, Barberino Tavarnelle e con eh, l'ufficio stampa dell'università per tutte le informazioni verso eh, l'esterno. Uh, qual è la mission dell'osservatorio? Fondamentalmente, è chiaro che la ricerca e la didattica scientifica sono, la, uh, sono dominanti, uh, ma il nostro, il nostro scopo è anche quello di, di far sì che questa attività scientifica possa essere fruibile, possa essere accessibile anche a, 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 alle persone, dagli appassionati, a, a, a coloro che desiderano conoscere e approfondire e frequentare questo, questo ambiente, questa attività. Quindi, eh, per quanto riguarda l'astronomia in particolare, è importante eh, di caratterizzare il sito, si trova a 400 metri, 480 metri sul livello del mare, ha un fondo cielo che permette di fare astronomia, perché arriviamo al 21.7 in media, con un SING che, mh, per essere in Italia e con queste condizioni, ha un, eh, a circa, in media, abbiamo due secondi d'arco è stato valutato come uno dei cieli più bui d'Italia e quindi questo ci consente di fare un'astronomia eh, professionale di, di buon livello. Eh, L'osservatorio eh, astronomico si compone ovviamente de della cupola che è una cupola di 7 metri eh, che eh, molto presto stiamo finendo, stiamo completando le attività per controllarla da computer e sincronizzarla al telescopio che eh, si trova al suo interno ed è un telescopio eh, realizzato appunto da, da Marcon in Italia e, ed è, è stato dato, incomodato d'uso da INAF, dall'Osservatorio Astrofisico di Torino, eh, dove si trovava fino al 2017. E appunto poi è stato trasferito da noi, è un telescopio... Eh, sostanzialmente è un telescopio eh, Richie Cretien nella sua configurazione che ha un diametro del, del eh, primario di 80 cm con una focale di 6400 eh, mm, quindi eh, di 6,4, quindi è un F8. Queste sono le caratteristiche, non ve le sto a leggere tutte, ma insomma, eh, abbiamo una camera. di un fotometro applicato al fuoco che ci permette di fare. Eh, immagini a, a campo abbastanza grande tale da poter fare fotometria di oggetti variabili di, eh, e quindi di sorgenti come eh, di fenomeni come i transiti di esopianeti o lo studio dei Young Stellar Objects o comunque qualsiasi tipo di variabilità. È il telescopio più grande che abbiamo in Toscana ma la cosa che per me è rilevante eh, sottolineare è che eh, con un telescopio di questo tipo che generalmente non viene... Eh, diciamo nell'immaginario, il telescopio per eccellenza quello professionale per eccellenza è telescopio da 3 metri, 4 metri, insomma di grandi dimensioni. In realtà, con un telescopio da 80 cm che è nella classe eh, media professionale, è un permette di fare astronomia eh, di, di ottimo livello nel campo della fotometria, dove invece i grandi telescopi diventano sostanzialmente inutili. Tanto è vero che. Questo telescopio nelle varie reti di osservazione di transiti è il più grande, tipicamente i telescopi che vengono utilizzati sono di 40-60 centimetri, quindi con questo telescopio raccogliamo eh, luce abbastanza da poter fare una fotometria di eh, ottimo livello, perché la precisione alla quale arriviamo è della eh, millimagnitudine, quindi eh, molto, molto bassa, molto piccola. Bene, l'organo, diciamo il, la sezione astronomica ha un consiglio scientifico che è composto da colleghi che vengono, come vedete, da un po' da tutta Italia e, e che indirizzano l'attività scientifica e, e soprattutto quando saremo aperti alle, alle call dall'esterno per, per i guest, per il, per il guest observers, cioè per coloro che verranno a fare osservazioni da noi, valuteranno le proposte che arrivano. Il, uh, I progetti nei quali adesso attualmente siamo coinvolti come, come astronomia sono la rete nazionale per la ricerca degli esopianeti, che si chiama GAPS, una rete INAF, eh, alla quale ovviamente eh, aderiscono varie strutture di Italia. E poi c'è la, la, la rete che si chiama TFOP, che è il, una rete di follow-up. Per di esopianeti collegata al satellite TESS, cioè TESS individua dei possibili candidati e una serie di, ehm, di osservatori che sono selezionati eh, dal, dal, da una commissione fa, eh, aderisce a questo per, alla rete per, fare, eh, per confermare o meno gli eventuali pianeti individuati dal, da TESS. Una cosa simile a Exoclock è eh, legata ad Ariel, eh, missione della quale sono eh, legato per il fatto che ne sono il program manager del contributi italiano e il team dell'osservatorio lavora anch'esso su Ariel quindi c'è una stretta connessione ma l'osservatorio in particolare fa attività di follow up di sorgenti eh, che sono candidate ad Ariel bisogna definire bene questi eh, pianeti perché eh, quando Ariel li osserverà è bene eh, conoscerne per esempio i periodi, il tempo di inizio e di fine di un transito, le caratteristiche, perché in questo modo costruire un catalogo ben dettagliato che poi Ariel utilizzerà. Quindi c'è una rete di osservatori che fa questa attività, tra i quali l'osservatore del Chianti. Poi c'è eh, Keltfun che è anche una rete di follow-up. In realtà questa rete si è chiusa quest'anno eh, con il lancio di TESS. Eh, Keltfun non è più attiva, ma abbiamo lavorato fino a maggio fino a maggio di quest'anno, quindi l'ho inserita comunque fra i progetti ai quali abbiamo e stiamo lavorando. Poi c'è, su altro fronte, eh, lavoriamo sul monitoraggio dei bolidi attraverso la rete nazionale Prisma dell'INAF, che è collegata a una rete internazionale comprendente anche Fripon francese, e, e in questo ambito eh, c'è un progetto regionale che si chiama Sky Server, dove il monitoraggio dei bolidi fatto da noi con, combinando le tecniche ottiche e infrasoniche di cui parlerò fra un attimo. Infine c'è l'Ockness che è un telescopio che abbiamo eh, realizzato all'Osservatorio dei Chianti che ora è alle Canarie e farà, eh, come vi dirò tra un attimo, osservazioni eh, del sole usate come stella e non eh, osservazioni solari vere e proprie. Eh, Osserviamo ovviamente anche eh, Young Stellar Objects, questo è un progetto partito di recente in collaborazione con uh, Arcetri. E infine siamo alle battute molto preliminari per quanto riguarda un progetto nel quale abbiamo, uh, abbiamo, uh, a, a, che abbiamo iniziato, sono stato fra i promotori, che è legato al, a, a un bando ESA per eh, nuove eh, possibilità sulla Luna quando ci andremo, nuovi esperimenti eh, futuribili e, e fra questi, appunto, abbiamo proposto un, un array lunare per la misura di onde gravitazionali, cioè si usa la Luna come eh, antenna di fatto. Bene, il, parlando nel dettaglio, la fotometria di follow up da pianeti extrasolari utilizza il metodo di transiti. Questa è un'immagine, è una delle prime immagini che abbiamo preso al telescopio. Vedete, le stelle sono leggermente sfocate perché conviene utilizzare questo metodo, eh, cioè sfocare le sorgenti, eh, attorno alle quali appunto vengono presi, viene integrato il segnale e viene integrato il segnale fondo cielo. I cerchietti eh, verdi indicano questo eh, e sono eh, attorno alla stella target, che in questo caso è, è l'HD eh, 189733B. E, e le altre sono invece stelle di confronto per fare fotometria differenziale, quindi per ottimizzare la, la qualità del segnale che vedete qui. Eh, questa è una curva tipica di eh, transito con le curve sottostanti che sono curve di, eh, legate alle stelle di confronto. Questo è il primo. Eh, transito osservato all'Osservatorio del Chianti con il telescopio Marcon, data 18 luglio 2017. Vi ricordo che il telescopio Marcon è stato inaugurato il 3 luglio del 2017, quindi 15 giorni dopo eravamo in grado di fare già misure di transiti, misura poi confermata eh, due mesi dopo eh, perché abbiamo introdotto delle migliorie e quindi la misura è, è di qualità migliore. Oggi siamo, questa è una delle ultime fatte eh, all'interno della rete ExoClock e quindi abbiamo decisamente migliorato la qualità per arrivare appunto alla millimagnitudine di, eh, di sensibilità. L'attività la, eh, la, è gestita e condotta da, eh, le, da alcune strutture che oltre all'osservatorio appunto c'è il dipartimento, i colleghi del dipartimento e dell'INAF, dell'osservatorio di Arcetri, e qui la lista eh, di coloro che eh, fanno parte del team che, che, che lavora all'osservatorio del Chianti a vario titolo, eh, ci sono anche alcuni ragazzi, alcuni giovani che sono laureandi, magistrali, e, e come cioè, Lorenzo Betti, la Maila è, è triennale, e, e Riccardo Ciantini eh, che è anch'esso un, un triennale, e poi ci sono invece persone che lavorano fisse all'osservatorio eh, e collaborano con noi. La rete SkySurve è eh, questa rete regionale eh, vi, di cui vi ho accennato che fa, combina tecniche ottiche e infrasoniche per il rilevamento dei bolidi. Sostanzialmente mettiamo insieme il, le camere ottiche per osservare il passaggio di, de, di questi oggetti in cielo e le, le tecniche infrasoniche permettono di... Eh, diciamo avere un segnale eh, infrasonico appunto con, legato al suono quindi alla perturbazione in aria eh, che, che si trasmette che arriva e che quindi combiniamo due segnali per migliorare la qualità del rilevamento questo progetto è stato anche sostenuto con un contributo è stato sostenuto dalla fondazione eh, CR Firenze è nato e sta proseguendo all'interno della rete Prisma eh, con attività diciamo eh, legate a questo. Il, il team che lavora ovviamente è diviso fra il Dipartimento di Fisica e il Dipartimento di Scienze della Terra perché le tecniche infrasoniche sono un'esperienza eh, che è legata al laboratorio di geofisica sperimentale della, delle scienze della Terra. E, e questo è il team che vedete, eh, che lavora su questo, su questo progetto. La rete eh, regionale è composta sostanzialmente da tre siti eh, per, le otti, per le camere ottiche, che sono all-sky, cioè guardano a 360°, gradi, e da una uh, stazione infrasonica che è posta sulla miata. Quindi abbiamo all'Osservatorio del Chianti una camera all-sky, poi all'Osservatorio di Piombino un'altra camera all sky e la terza sarà collocata a breve all'osservatorio di radicofani. Questo forma sostanzialmente un triangolo equilatero che è, è centrato sull'array eh, del Monte Amiata. Dico centrato perché in realtà l'array copre benissimo, siccome eh, ha la, una sensibilità per oggetti che cadono nei 200-300 km, copre molto bene l'area dei tre. Dei tre, eh, delle tre camere all sky che distano tra loro in linea d'aria circa 100 km quindi questa è la, la, la rete sulla quale lavoriamo, qui si, si vedono le camere all sky eh, appunto sia dell'osservatorio del Chianti in alto che l'osservatorio di Piombino in basso e, eh, e invece per quanto riguarda le tecniche infrasoniche abbiamo fatto delle eh, abbiamo lavorato per vederne la validità per eh, Capire la capacità di ricostruire i segnali. Vedete in alto a, a destra c'è un rilevamento ottico fatto da testimoni che hanno visto tre eventi di Bolidi. Eh, vedete anche dove sono collegate le camere e eh, gli array infrasonici che abbiamo considerato, cioè sono qui sulla, sulle Alpi appunto occidentali. E eh, quello che abbiamo eh, ottenuto alla fine è che si ricostruiscono molto bene le tracce lasciate dai bolidi con le quote, le velocità e la stiamo lavorando per eh, stimare anche l'energia rilasciata da questi da dal passaggio. La cosa interessante è che vediamo oggetti anche abbastanza piccoli, cioè con, eh, che sviluppano un'energia inferiore anche dell'ordine del chilotone, quindi eh, molto, eh, è una tecnica molto sensibile. Questo lavoro è, è diciamo... È stato pubblicato, è stato sottomesso a Geophysical Journal International quest'anno. Le camere all sky eh, sono: faccio vedere i risultati. Questa è la camera eh, dell'osservatorio del Chianti. Si vede qui un passaggio di un bolide che è di ottobre, del 2000, ottobre scorso. E lo stesso evento è stato rivelato anche dall'osservatorio di Piombino. L'orientazione è diversa perché è diversa l'orientazione della camera, ma eh, sono eh, congruenti, i due eventi ovviamente sono relativi allo stesso e, eh, e comunque complessivamente gli entrambi gli osservatori hanno visto decine di eventi eh, e quindi hanno ormai già, nonostante i pochi mesi da, di attivazione, sono già eh, prolifiche, insomma hanno già osservato diversi eventi che sono inseriti anche all'interno della rete eh, Prisma. Prisma, eh, ovviamente abbiamo anche contribuito al lavoro eh, che è stato accettato su, eh, su, su eh, RAS quest'anno, proprio sulla rete Prisma e sul rilevamento dei bolidi, in particolare del meteorite Cavezzo che ha avuto molta, molta eco. L'OCNES eh, è l'altro progetto che mi, che, diciamo, di cui siamo particolarmente orgogliosi, è un telescopio solare che viene collocato alle, alle Canarie, è stato realizzato e calibrato all'osservatorio del Chianti, è un piccolo telescopio che, ecco, vedete la balconata sulla quale viene eh, collocato e adesso nell'ultima immagine è, eh, è in opera, è un piccolo telescopio che osserva il Sole per misurarne l'attività, valutarne l'attività. E, e questo ha eh, un interesse sui pianeti extrasolari perché eh, l'attività stellare può mascherare o simulare eh, eventi di transito o di velocità radiale eh, che mh, caratterizzano il passaggio di un pianeta. Quindi conoscere l'attività stellare è fondamentale. La, la stella che abbiamo più vicina è il Sole, quindi la monitoriamo per imparare eh, tutto quello che possiamo sull'attività stellare e, e sui fenomeni che provoca. Eh, variazioni di segnale in modo da poterlo trasferire poi al, allo studio degli esopianeti. Questo lavoro eh, ha, è stato già pubblicato nel 2018 e quest'anno anche eh, sul, su, in, in occasione dei convegni spie eh, ed è un frutto di una collaborazione tra istituti dell'INAF, eh, la fondazione Galileo Galilei TNG e, e, e l'osservatorio appunto del Chianti. Il, a breve eh, speriamo, io conterei, se non fosse stato per il Covid già questo era attivo, ma comunque con, speriamo nel 2021 di poter eh, dare il via all'accesso al, al, ai guest observers, cioè ai visitatori, al, ai colleghi che dal, dall'esterno fanno proposte di osservazione per utilizzare il telescopio ci saranno due call l'anno secondo la convenzione che abbiamo con, ehm, con l'Inaf di Torino. Il core time sarà per l'osservatorio il 30%, Torino ha la fetta del 50% e poi il resto sono per proposte, per altre proposte, per proposte esterne. Chiaramente se Torino non copre il 50% verranno ripartite o comunque date verso, verso l'esterno. Quindi questa è la struttura Ripeto, speriamo nel 2021 di poter iniziare questo tipo di attività. Ora è eh, una carrellata di immagini eh, abbiamo, che abbiamo ottenuto all'osservatorio. Questo è il transito nel 2016 del transito di Mercurio. È molto bella questa immagine perché si vede quanto una macchia solare può simulare il passaggio di un pianeta davanti alla propria stella. Quindi, a proposito dell'attività stellare, questo lo evidenzia molto bene. Eh, questa è una delle prime immagini fatte con il telescopio Marcon la nebulosa del, del manubrio eh, ma ce ne sono altre tipo la nebulosa del, del granchio questa è sempre con il telescopio con il, con il Marcon eh, poi abbiamo un altro strumento molto buono che è un astrografo che fa immagini come queste e come anche il quintetto di Stefan molto belle e, e un altro bel esempio è la cometa che è passata nel eh, diciamo questa se non mi ricordo male 17, sì nel 17 eh, che appunto eh, è stata fotografata all'osservatorio eh, del Chianti un progetto che mi sta particolarmente a cuore è questo, Space Lab eh, perché è una bella esperienza fatta all'osservatorio che sta proseguendo eh, nel, che sta ovviamente proseguendo, Space Lab è un, un laboratorio sarà un laboratorio di tecnologie spaziali che per bambini e preadolescenti, cioè mette, collocheremo una stazione eh, audio-video per collegarsi ai satelliti, al satellite geostazionario del Qatar che si chiama Q100 che invia anche immagini e, e quindi fa eh, audio e video e eh, last but not the least, come si direbbe, è il collegamento con gli astronauti della stazione spaziale sia in audio che in video la Kaiser Italia è la responsabile della hand video, cioè della, tele della telecamera che riprende gli astronauti e che permette quindi di fare una sorta di, eh, di colloquio anche eh, de visu. Eh, e perciò eh, la stazione, al momento ce n'è una alla Kaiser Italia e eh, stiamo lavorando per metterne una seconda appunto all'osservatorio del Chianti. E da qui... E dall'Osservatorio del Chianti il segnale sarà eh, distribuito in tutta Italia proprio per consentire alle scuole, a, a chiunque eh, voglia o possa collegarsi, di eh, fare questa trasmissione eh, in audio e video con la stazione spaziale. Naturalmente, tutto questo è gestito in collaborazione con Amsat Italia, che è la responsabile del, non solo della, della stazione AMVideo um, sulla stazione spaziale, ma anche del coordinamento di queste attività in tutta Italia anzi in tutta Europa. Il, questo progetto è stato eh, possibile grazie a un crowdfunding, quindi a una raccolta di fondi che è stata fatta tra il maggio del 2019 e il luglio del 2019 eh, e che ha consentito di raccogliere 12.215 euro su una richiesta iniziale per noi di 8.000 euro e ha consentito così un contributo da parte della, della, fondazione, Cassa, eh, della fondazione CR Firenze scusate, di 8.000 euro. Quindi il totale messo a disposizione attualmente è di oltre 20.000 euro. E abbiamo avuto 78 eh, sostenitori che hanno creduto in questo progetto e continuano a crederci. In particolare il, lo Space Lab ha, ha questi come, eh, diciamo, si sono i loghi di tutti i partecipanti. Eh, il progetto quindi è un progetto dell'Osservatorio del Chianti, quindi Università di Firenze e Unione eh, Comunale del Chianti Fiorentino e Kaiser Italia che appunto è, è il partner, eh, sostenuto ovviamente da Fondazione CR Firenze alla quale poi sono unite l'Unicop Firenze e l'azienda Acciaio 4, sempre di Firenze. Il progetto è stato, diciamo, la campagna di crowdfunding è stata eh, ideata da siamo solidali.it e eh, con la collaborazione di Phil Crowd che ci ha assistito in tutte le varie fasi. Quindi questo progetto adesso è eh, di fatto eh, una realtà, nel senso che stiamo cominciando al, a installarlo all'osservatorio, eh, questo è il team che ci sta lavorando, eh, quindi a parte me ci sono, c'è il nostro... Antonio, che oltre a essere un valido tecnico eh, del Dipartimento è anche un grande radiamatore, eh, insieme ad Alessandro Tesconi e a Fabrizio Carrai della Kaiser, sono il team tecnico di eh, radiamatori che sta di fatto lavorando per costruire questa stazione. Allora, eh, mi piace l'immagine che è riportata qui, dove si vede una, un gruppo di persone che ha partecipato a uno degli eventi di raccolta fondi. E vedete l'idea di eh, Antonio, Antonio Orlando è stata quella di far di captare i segnali che vengono dai satelliti, farli captare ai bambini, ai ragazzi, grazie a una mh, canna di plastica di quelle usate per eh, ma, eh, elettricità per far passare i cavi all'interno, i cavi elettrici. Eh, eh, e come dipoli vengono usati i, i, viene usato un metro di quelli flessibili che viene tagliato nella forma giusta e, e, e attaccato alla, alla canna. Questo semplice eh, attrezzo, autocostruito in maniera molto banale, permette di collegarsi direttamente… In questa occasione ci siamo, abbiamo captato i segnali della stazione spaziale che passava sopra la nostra testa proprio in quel momento. Quindi è stata un'esperienza veramente molto, molto bella, molto forte anche. Bene, detto questo, il, questa campagna eh, ci ha anche dato la soddisfazione di essere stata premiata eh, nell'ambito del Digital Fundraising Award eh, quest'anno, nel 2020. Eh, siamo risultati tra i quattro finalisti e non abbiamo vinto, eh, perché eh, c'è stato qualcuno più bravo di noi, però siamo, abbiamo ricevuto questo eh, di, attestato che eh, siamo eh, risultati appunto come. Tra i quattro finalisti della, della Digital Fundraising Award, che è eh, motivo di soddisfazione, ovviamente. Bene, venendo nel, eh, eh, passando adesso all'Osservatorio Meteo, o, o CEDAM come lo chiamiamo noi, la parte Meteo ha progetti eh, legati al bollettino Meteo del Chianti, e mettiamo il bollettino come vi dirò tra un momento, è associata a una rete. Meteo del Chianti, ci sono stazioni distribuite nel territorio che fanno capo all'osservatorio, sono coordinate dall'osservatorio per il rilevamento meteo. C'è il centro di elaborazione dati meteo, appunto il CEDAM, che raccoglie e, eh, eh, tutti i dati, li archivia e li utilizza per fare i bollettini i e per fare i report mensili e annuali. Poi c'è il, il progetto di citizen science eh, delle sentinelle Meteo del Chianti. Eh, un altro progetto di questo genere, Mappiamo la Biodiversità, che eh, è, è recente, grazie a una, una convenzione con l'Ibe, del CNR, il LAMMA di, eh, che, che tutti voi conoscete, è il, la, il MUNAP, la, il Museo della Montagna Pistoiese. Il, il, C'è cioè il progetto di Astrometeo, cioè fornire... Dati meteo a chi fa astronomia, eh, soprattutto anche per evitare di programmare notti a vuoto. Quindi cerchiamo di minimizzare eh, le possibilità che si avvino campagne di osservazione e poi siano eh, diciamo, rovinate, detto così, tra, dal, dal meteo, magari in corso d'opera. Il, e poi c'è il meteo mobilità, un altro progetto recente che stiamo avviando eh, con delle centraline che possono essere collocate su mezzi in movimento, dalla bicicletta alle automobili eccetera e che forniscono informazioni a un sito centralizzato che le raccoglie. Eh, nel dettaglio l'osservatorio fa analisi e, e bollettini, in particolare questo è il bollettino eh, come si presenta sul sito dell'osservatorio. Questo è sull'area Chianti, eh, da una visione generale. Il bollettino viene messo due volte la settimana, il, eh, la domenica, e poi rinnovato il giovedì. Perché, come sapete, la validità di un bollettino meteo è eh, di tre giorni, al quarto giorno ormai ha perso eh, la sua validità di eh, previsione previsionale. Quindi lo rinnoviamo. Questa è l'area Chianti, poi nel dettaglio. Ogni eh, comune di rilievo del, del, del Chianti ha il suo bollettino, quindi nel sito troverete eh, Tavarnelle, come Poggi Bonzi, come, ehm, eh, come Castellina in Chianti, eccetera, Radda, eccetera, eccetera. Quindi ci sono un po' tutti. E alla fine del mese si redige un, uh, un bollettino, un report generale che eh, fornisce informazioni sulla piovosità, sulle temperature e quindi sulle condizioni generali eh, meteorologiche. Questo è utile per chi fa analisi meteo. Trovate tutto sul sito dell'Osservatorio eh, Osservatorio del Chianti, eh, alla pagina che è scritta eh, in alto. I progetti di Citizen Science sono una parte di eccellenza per noi, una è la sentinella del meteo Chianti, cioè il telefono cellulare viene utilizzato come strumento di, eh, ehm, per inviare dati che vengono raccolti da queste piccole centraline che sono date a, a ciascun volontario, sono i cittadini che, armati di quell'oggettino che trovate a sinistra, eh, fanno misure di temperatura, di umidità, eccetera e riportano i dati in un sito specifico. Eh, un altro progetto di Citizen Science è quello eh, legato a una rete europea che si chiama European Severe Weather Database, dove vengono registrati tutti gli eventi eh, di rilevanza eh, notevole eh, e, e l'Osservatorio del Chianti appunto contribuisce alla costruzione alla a, a incrementare il numero di informazioni e di dati appunto su questa eh, nell'ambito di questa rete l'osservatorio ambientale è un parco botanico e quindi facciamo attività di questo genere la, la, la peculiarità è che si tratta di un parco naturalistico dove eh, vogliamo tutelare e valorizzare la flora endemica spontanea del Chianti eh, purtroppo non ci sono più tante aree dove la flora spontanea è lasciata è lasciata crescere, ecco vogliamo valorizzarla per conoscerla meglio, farla conoscere e studiarla. E eh, stiamo lavorando a creare un centro di coordinamento per le aree protette del Chianti, ce ne sono altre due e quindi stiamo cercando di eh, trovare eh, un accordo per fare un coordinamento eh, di, eh, scientifico di queste aree il c'è cioè, di nuovo mappiamo la biodiversità, questo progetto che eh, diciamo ha grande importanza per la biodiversità del Chianti, ma di tutta la regione perché si parte dalla montagna pistoiese per arrivare appunto al Chianti e avere eh, creare quindi un catalogo grazie alle informazioni sempre anche dei cittadini eh, sulla eh, biodiversità della regione eh, della regione Toscana. Il Un'attività molto importante per noi è il censimento delle orchidee spontanee. Il parco botanico ne ha molte e quindi si sta lavorando. Su eh, questo torno tra un momento. Infine, due progetti importanti per noi sono i contratti di fiume, uno Pesa e l'altro Elsa, dove naturalmente si lavora alla valorizzazione e alla tutela degli ambienti eh, fluviali e, 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 e la valorizzazione di questi ambienti. Il, alcune vedute del parco del parco botanico o parco naturalistico come meglio preferiamo chiamarlo ormai, e questo è, è il prato dove sono collocate anche le rose antiche e c'è una grande abbondanza di orchidee, di orchidee selvatiche anche se si trovano un po' tutte nei 5 ettari dappertutto. E eh, appunto oh, oh, vi ho detto delle, delle orchidee spontanee, ecco la, questo è un tema importante perché le orchidee spontanee nascono sui prati o comunque nelle, nelle, nella vegetazione, sono, non sono grandi e quindi non sono spesso considerate per quello che valgono, sono anche specie rare e sono tutelate da una legge regionale in particolare e, eh, e quindi sono fiori di gran pregio. E quindi stiamo cercando di studiarli, valorizzarli e, 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 e si fanno anche attività, questo è un convegno che abbiamo organizzato insieme al Giros, che si occupa, è un'associazione che si occupa proprio delle orchidee spontanee. Quindi è un'attività eh, per noi molto importante. Venendo all'osservatorio geofisico, fondamentalmente si fa attività di monitoraggio sismico. E, e quindi c'è una stazione dell'INGV che fa questo monitoraggio, e che quindi è all'interno della rete nazionale che è coordinata da Roma, per l'appunto. Vogliamo anche mettere una stazione di eh, monitoraggio sismico dell'Università di Firenze, grazie al laboratorio di geofisica sperimentale. Questa è una cosa su cui stiamo lavorando adesso per una rete regionale. E, eh, e facciamo parte anche della rete integrata nazionale del, 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 di antenne GPS, fondamentalmente degli NGV, che, fanno, che monitorano la, eh, il, le deformazioni della crosta terrestre, in particolare del, del territorio italiano, proprio per monitorare il, i movimenti e quindi correlarli all'attività anche sismica. Infine, SkySurve, ovviamente, come abbiamo già detto, l'osservatorio osserva, geofisico è eh, parte integrante e attore principale. Quindi queste sono le attività eh, di maggior pregio. Facciamo didattica universitaria, ovviamente, eh, ci sono corsi e eh, attività di tesi, in particolare i corsi sono legati, porto i ragazzi del mio corso di tecnologie spaziali almeno una volta per vedere gli strumenti. L'osservatorio, eh, tra l'altro, è un ottimo posto per fare laboratorio, per fare esperienza diretta e quindi gli studenti del laboratorio di astrofisica eh, vengono all'osservatorio per eh, imparare e per fare attività, cioè eh, una parte del loro esame è aver fatto osservazioni, analisi dati, eccetera, eh, all'osservatorio, in modo che imparano un po' il mestiere, in poche parole. Vedete, lo studente in questo caso sta eh, facendo le misure di calibrazione del, di Loch Ness quando era ancora all'Osservatorio del Chianti. Il, eh, fa, facciamo anche, eh, per il corso di Astronomy and Environmental Science della Florida State University, eh, facciamo delle lezioni all'Osservatorio del Chianti, c'è stata anche una lezione del corso di astronomia alla Pepperdine, della Pepperdine University, che è tenuta da... da da professor Stanga e eh, ovviamente ci sono le tesi di laurea, tesi di dottorato e quindi un'attività abbastanza intensa su questo. In particolare due anni fa abbiamo anche dato, grazie a un contributo del Rotary di San Casciano Chianti, eh, tre borse di studio a altrettanti giovani eh, laureandi magistrali che oggi diciamo, hanno, hanno fruito di questa borsa di studio per poter Affrontare dei temi specifici sul, di astronomia e eh, anche legato alle tecniche infrasoniche. Quindi, eh, questa è un'altra cosa. L'osservatorio è sede di, un, uh, di una serie di convegni che si appunto si chiama Chianti Topics, brevemente: International Chianti Topics Focus uh, Workshops. Focus workshops significa che sono convegni che hanno un taglio molto particolare. Il format è quello di avere massimo 40-50 persone che eh, si riuniscono per discutere un tema eh, molto specifico e per avere così l'occasione di avvicinare, eh, di, di condividere le informazioni. I talk sono, durano mezz'ora o tre quarti d'ora, il tempo per le domande è di un quarto d'ora. E si vive tutti là per tre giorni, così anche gli studenti o i giovani ricercatori hanno l'opportunità di incontrare esperti, scambiare informazioni, imparare e quindi vivere meglio eh, l'attualità la, eh, scientifica sul tema impartivale. Ne abbiamo affrontati tre, ahimè. Dico ahimè, perché il quarto, che era previsto per quest'anno, ovviamente rimandato, spero, all'anno prossimo, che è Planet in Labor Planets in Laboratory. Eh, perché appunto il covid ci ha impedito di farlo. Gli altri tre invece si sono svolti nel 2015, 2016 e 2018. Eh, infine, altre attività, l'attività verso il pubblico, questa è tutta l'attività scientifica, ora verso il pubblico ovviamente l'attività c'è, un'attività di outreach è gestita in particolare dall'Associazione Amici dell'OPC, anche se attività di di terza missione le facciamo anche noi, per esempio con le frontiere dell'astrofisica, ogni mese viene un esperto da varie parti d'Italia per raccontare un tema specifico, e, e, però verso il pubblico l'associazione Amici dell'OPC cura queste attività, come per esempio le attività educative verso le scuole oppure eh, le attività eh, legate ai campi estivi, e ne abbiamo fatti diversi, ogni anno ne facciamo uno. L'ultimo è, è, è stato realizzato grazie al sostegno della fondazione CR Firenze, ancora una volta, che è, appunto si chiama Space Camp. È stato di gran successo, le famiglie e i bambini hanno veramente apprezzato molto questo, questo campo estivo, basato tutto sulla scienza. Ovviamente comunichiamo la scienza anche attraverso altri modi, uno è il teatro, organizziamo degli eventi che, hanno a, che f, pa, vogliono parlare di scienza att attraverso il teatro. Eh, vedete a destra, mentre quella a sinistra parla da sé, c'è Riccardo Pratesi del Museo eh, Galileo, che in persona Galileo è egregiamente, è, una, è una, veramente molto bravo in questo ruolo. Sulla destra vedete un Romeo e Giulietta molto particolare. La Giulietta si affaccia da una finestra che in realtà è eh, la, del, la fenditura del, della cupola. Abbiamo organizzato anche dei concerti, sia all'Osservatorio sfruttando l'acustica della parte diciamo, ovale lasciata dall'Osservatorio, oppure al teatro vicino eh, a San Donato in Poggio, eh, per parlare di scienza attraverso la musica. E, eh, oppure facciamo presentazioni di libri, abbiamo avuto l'onore di avere con noi eh, Rossano Ercolini, che è premio Goldman eh, per l'ambiente, che è l'equivalente del Nobel per l'ambiente, e nel 2013 ha ricevuto questo premio perché è il fondatore, il creatore di eh, Rifiuti Zero, e eh, sulla sinistra invece è venuto a trovarci Alessandro Amato per presentare il suo libro. Eh, L'evento eh, di maggior pregio per noi è stata la venuta di Dacia Maraini, eh, che è venuta a parlarci di suo padre, che era un appassionato di astronomia, e eh, eh, cita anche la, la Galassia di Andromeda in un suo libro. E, nel, e in una seconda occasione Daciamaraini è, anche, anche, è stata madrina del premio che abbiamo dato alla fotografia per il nubilario, eh, è un premio che abbiamo dato appunto eh, tre anni fa. Bene, eh, facciamo anche mostre d'arte, eh, sempre a tema scientifico, devono essere legate alla scienza, la sala convegni è utilizzata per esporre queste opere d'arte. Eh, con il Covid ci siamo fermati, però insomma, fino all'anno scorso abbiamo, eh, si sono susseguite quattro mostre l'anno eh, di eh, autori anche di eh, un certo rilievo. E infine, con, eh, in particolare con un'associazione che si chiama Stellarrante, abbiamo organizzato dei viaggi per le eclissi di sole, abbiamo partecipato all'organizzazione dei viaggi per le eclissi di sole nei vari posti del mondo, quelle che vedete qui sono eh, l'Indonesia in alto, la, gli Stati Uniti nel 2017, quella al centro e quella alle Svalbard nel 2015. Questa è la rassegna stampa di quest'anno, parlano di noi, un assaggio delle notizie che vanno in stampa grazie all'attività. Eh, Dell'ufficio stampa di, del, del Comune di Barberino Tavarnelle, la Cinzia Duo, che ne è la responsabile, e, e, e grazie anche all'ufficio stampa dell'Università che poi sul sito e in varie altre occasioni ha dato eh, rilevanza all'Osservatorio del Chianti. Se volete sapere di più, conoscere meglio l'attività, eh, stiamo pubblicando. Già qualcuno l'ha ricevuto in, in anteprima, ma stiamo per pubblicare sul sito e, man, e, e manderemo un po'. Come newsletter il report di attività per il 2020 dell'Osservatorio, un librettino di una cinquantina di pagine che spero si legga volentieri. Grazie e venite a trovarci non solo come colleghi per lavorare insieme, ma anche così per condividere un momento all'Osservatorio del Chianti, una bel, un bel posto dove tutto sommato si respira anche aria buona. Si dice. Grazie a tutti. Grazie mille Emanuele, ti faccio un applauso io a nome di, di tutti perché sono l'unico che può interagire direttamente con te e, e, e veramente, cioè, grazie veramente, ti avrei, avrei ascoltato altre due ore onestamente, c'è cioè, un lavoro grazie. straordinario mm, ed è anche, eh, cioè, mi dispiace di non aver potuto, diciamo, conoscere tutte queste cose prima, veramente un lavoro incredibile e mi, mi impegno a, 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 ad aiutarti a renderlo più... Eh, trasparente all'interno della nostra comunità perché penso veramente se lo meriti È un lavoro incredibile a tutto tondo. Sono veramente, veramente colpito. Io ti ringrazio. Diciamo che il motivo per cui nel 2004 colsi l'invito dell'associazione di allora di astrofili a, fare, a seguire questa attività, che poi ovviamente ha preso un'altra piega rispetto a quello che era il loro progetto. Era proprio quello di eh, avere in, una, in un posto che eh, aveva tutti i requisiti perché andavamo a fare le misure. Mi ricordo di notti nel bosco a fare rileva, rilievi per vedere il sì, misurare il seeing, misurare la qualità del cielo. Perché, ovviamente, prima di costruirci un osservatorio abbiamo fatto tutte le misure necessarie per essere sicuri che non fossero soldi buttati via. Ecco, da quel momento l'idea era proprio quella di costruire un centro vi, a, eh, accessibile per l'università soprattutto, per la didattica dei ragazzi, ma anche per fare una ricerca di qualità utilizzando strumenti che eh, sono alla portata, non richiedono grandi investimenti di enti mostruosi, diciamo, dal punto di vista di gestione, di numeri di partecipanti, ma più modesto pur eh, avendo un ruolo rilevante eh, nell'attività scientifica. Quindi, diciamo, siamo attivi da Uh, due anni abbondanti, molto tempo è passato per mettere tutto a punto. Quest'anno abbiamo già cominciato a pubblicare, ci sono quattro lavori in ponte, quindi si comincia. Ora si comincia a, a lavorare, mm. insomma. Veramente. Ma devo dire, poi la, la struttura è bellissima, sì. cioè, veramente non vedo l'ora di venire a, a vederla da, dal vivo. Bene, l'invito ovviamente è aperto a te, a tutti, sì. a tutti i colleghi che vorranno venire a, a trovarci e, e anche magari a. A lavorare insieme soprattutto mi riferisco ai colleghi più astronomi oggi o, o che ha a che fare con gli altri ambiti insomma tanto certo. ce n'è più io te. lascerei la possibilità a qualcuno di fare un, un po' di domande se, se, se hai voglia tempo certo. di rispondere la prima sì, sì. che era stata fatta in realtà all'inizio del, del tuo seminario viene da Lorenzo e voleva sapere come si utilizza la Luna come antenna per onde gravitazionali Sostanzialmente eh, l'idea è di eh, disporre attraverso, ora qui siamo nella fantascienza per il momento, eh, ma siccome l'ESA ha chiesto progetti futuribili, quindi con un alto rischio tecnologico, ci siamo lanciati, ma non siamo i soli, eh, ci siamo lanciati con droni che, possono, che sfruttano dei jet particolari per potersi spostare sulla superficie lunare. Questi droni portano con sé degli accelerometri che vengono collocati in posti diciamo lontani tra loro della Luna, l'ideale sarebbe diametralmente opposti e quindi sfruttano la, la Luna stessa come antenna, quindi misurano le delle variazioni delle eh, diciamo, le accelerazioni legate al fatto che la Luna si sta deformando al passaggio di un'onda gravitazionale. Questo a grandi linee, ovviamente c'è molto di più. Il vantaggio rispetto a un'antenna un sulla Terra o un'antenna come l'ISA che è nello spazio, è, è legato al rumore sismico che è molto molto basso, praticamente assente, al fatto che siamo già in condizioni di, di, di vuoto, quindi facilita molto la, la, la strumentazione e eh, le distanze, le frequenze a cui possiamo accedere non sono accessibili da Virgo e Ligo, e eh, sono in una zona intermedia fra quello che può fare l'ISA e quello che può fare le antenne. Quindi andiamo a coprire una zona che al momento non sarebbe coperta dagli esperimenti attuali. Ok, poi c'è un'altra domanda che penso sia di Franco Bagnoli, eh, un suggerimento, diceva un'attività didattica che mi sembra interessante la caccia alle micrometeoriti con calamite e microscopi. Allora, Ora... questa, è una, questa ah. è una cosa che abbiamo fatto anche come campo estivo, eh, scusate, come alternanza scuola-lavoro. Eh, L'abbiamo fatto... Non ho messo tutte le immagini e tutte le cose perché sarebbe durato ore il seminario, ma è un'attività che abbiamo fatto perché è molto semplice. Abbiamo disposto in esterno eh, una, un, una bacinella d'acqua, di fatto un, un contenitore che uh, teneva circa una decina di litri d'acqua e eh, vuoto, ovviamente che si è riempito d'acqua piovana. Eh, e gli studenti del primo, della prima alternanza hanno costruito tutto questo setup che alla fine non è neanche banalissimo perché bisogna stare attenti a, a non farci andare le foglie, a tenere insomma c'è tutta una serie di condizioni per realizzarlo. E il secondo gruppo di sei mesi dopo ha eh, raccolto i frutti di questo, di questo lavoro, in realtà sono stati otto mesi, cioè abbiamo svuotato l'acqua e raccolto tutto il, il, il residuo solido che si presenta sul fondo. Ed è impressionante quanto se ne, se ne produce perché l'acqua porta con sé, ovviamente, sì, perché fa condensa intorno ai granuli di polvere in atmosfera e li porta giù con la pioggia. E tra questi, con una calamita, si passa e rimangono delle, delle, dei sassolini, diciamo, dei granelli attaccati. E c'è diciamo, un'ottima probabilità che questi granelli in realtà siano proprio micrometeoriti perché cadono. 40.000 tonnellate di materiale l'anno dal, dal cielo, e la gran parte di questi sono micrometeoriti. Quindi finiscono, diciamo, nella polvere, per quanto ci riguarda, e in realtà sono oggetti extraterrestri. Oh, bellissimo. Quindi lo rinnoveremo, lo rinnoveremo. Grazie a, a, a Franco per avermelo no. ricordato e si e rimane. poi c'è Adriana che ti invita, uh, vi invita a fare pubblicità sul territorio anche tramite i comuni, perché dice lei è di Greve, però non conosceva questa iniziativa. E pensare che Greve, a Paolo Sottani, che è, è, mi permetto di dire un carissimo amico, è, è, è una persona che con l'osservatorio, infatti nella foto che avete visto del premio a Rotary c'era lui, perché è stato uno dei, di quelli che ha premiato i ragazzi. Greve, per greve, tra l'altro abbiamo fatto delle attività, abbiamo cominciato delle attività proprio per la flora spontanea, per la manutenzione del, per la mh, creazione di aree verdi a vegetazione spontanea, anziché mettere le solite palmette, le cose, eccetera, che muoiono dopo dieci giorni. Invece, l'idea era di eh, valorizzare le aree verdi a vegetazione spontanea, quindi tipica dei pianti, resistente, eccetera, eccetera. Quindi sono cose che con greve abbiamo avuto delle attività e poi ci sono tanti complimenti da parte di tante persone di Idric di Pallani eccetera quindi tutti ti eh, ti ringraziano c'è qualche altra domanda o curiosità che volete chiedere a Emanuele allora se non c'è altro io ti ringrazio di nuovo per questo intervento molto bello e molto utile, quindi a me piacerebbe che questo fosse un punto di partenza per lavorarci insieme su questa cosa e per rendere... Volentieri sempre... il sostegno, ovviamente la collaborazione, la, la, la partecipazione sono il primo requisito perché per questa cosa possa essere un bene di tutti ecco, e, e, e possa essere utile per tutti coloro che... Eh, possono trarne vantaggio, diciamo, per il proprio lavoro e per la propria attività. Quindi, cioè, in dieci anni avete fatto delle cose straordinarie, perché insomma, dieci anni sono tanti, ma sono anche pochi, e quindi... Sono volati via, credimi, eh, sono volati via. No. <ride> Purtroppo <ride> lo, <ride> succede così. <ride> <ride> e okay. quindi, va bene. Ti, ti, ti ringrazio di nuovo, e questo è un inizio. Grazie a voi dell'occasione, e, e spero appunto di eh, lavorare, parlare, e lavorare con voi ancora, eh, con l'osservatorio, insomma. Ok, e, e, e allora, e poi per il resto eh, direi di, di fare i nostri auguri, no? Emanuele, a tutti. Auguri per... a tutti, buon Natale, buon buon Natale. anno. Buon Natale. Qualcuno, qualcuno mi ha suggerito di fare gli auguri per gennaio, perché, perché l'ultima volta <ride> se si è detto buon anno non è andata benissimo. È vero, allora, cominciamo alla... con gennaio, poi dopo... Cominciamo stai... con gennaio e vediamo come va e, e l'augurio è quello appunto di potersi tornare a vedere dal vivo e magari, perché no, anche organizzare un bel... Un bel viaggio al serbatoio del Chianti tutti insieme, benissimo, no, sarà veramente un piacere. Sì, sì. Benissimo. Ok, allora grazie Bene, a tutti, a tutti. E, e grazie anche a Giovanna che ci ha seguito dietro le quinte. Grazie a tutti, alla buon gennaio. E